Patate e cipolle, patate e cipolle, signore. Dai, di qualcosa ai tuoi fan. È un video? È un diretta? Foto. Diretta? Un video? Diretta? Anche la diretta. Certo. Diretta Facebook. Allora, un bacio da... a tra un po', la... diciamo. Dillo, dillo. E tra un po', diretta. Non esce la voce lui, vedi? E lui non ci esce. Deve attivare la modalità. Non ci esce, come mai? La diretta tra 2 minuti saremo in diretta Radio Renzano. Fra 2 minuti in diretta da Radio Renzano, ano. Modulazione anni 80. Per questo è modulazione anni 80, certo. Vabbè, apriamo i regali, dai. Fai vedere i regali. Prendi l'astronave. E io smetto di fare lo speaker. O para tem microfone, o DJ de Berinata é um speaker. Parada de cebola, parada de cebola, senhor. 4 maxi millilitro, parada de cebola, senhor. Radio Stack. Scopri la nuova app per Apple e Android. Ma cosa è sta app? È il rivoluzionario sistema per liberarsi dagli scocciatori che incontri per strada. Stack funziona ed è gratuito. È sufficiente installare l'applicazione sul proprio cellulare e posizionare il sensore in dotazione sull'avambraccio. Quando l'interlocutore vi toccherà ripetutamente, mettendo alla prova la vostra pazienza, il sensore farà squillare il vostro cellulare, permettendovi di interrompere la fastidiosa invadenza. Stack! Signora, buongiorno! Oh, buongiorno. Però sono un po' di fretta. La fretta, guardi, io stamattina sono andato in posta, ho fatto una coda incredibile, tra l'altro mal di testa. Stack! Amici, alle prime 10 telefonate, l'esclusivo attuatore vocale in omaggio! Con l'attuatore vocale Stack potrai far squillare il tuo telefono pronunciando ad alta voce la parola Stack! È garantito 2 anni e l'assistenza la facciamo noi. Vengo io personalmente a casa vostra e se proprio non potessi venire io, vi mandiamo il nostro assistente. Oh, buongiorno, finalmente il tecnico, la stavo aspettando. Buongiorno, cliente, sono l'assistente. Tutto bene in casa. Sono venuto a riparare il sensore Stack. Tutto bene, Angelico, ha compiuto gli anni, ha fatto gli anni il 18 agosto di quest'anno. Stack. Scegli Stack per un futuro migliore. Stack! Sì, c'è tutto. Fuori onda. C'è tutto. Se dovessimo per caso fare qualcosa così. Stiamo per partire con la diretta di Prendi l'astronave speciale 50 Cent Claudio Gambaro. Mancano 5:27. 5:27. Sì, qualcuno ti ha detto turno. Signori, Eugenio Ennio Lorenzo. Eugenio a chi? Eugenio. No! Lei vuole fare le foto, ma non gliela. Perché qui c'è l'esclusiva, abbiamo l'esclusiva della Rai. Quella foto fa. Però volevo farlo mentre eri vero, non tanto so che sei finto, ancora plasticato. Sì. Mi chiama il direttore Gennaro. Direttore Gennaro? È desiderato l'ingresso? Gennaro. Direttore all'ingresso. Succede? Edizione straordinaria del radio telegiornale. Che gentili telespettatori, cortesi teleradio ascoltatrici, è tornata l'astronave. Prendi l'astronave. È tornata l'astronave. È tornato l'arrotino. Allora, senta, io la vedo un po' confuso. Lo dirò io. Ritorna, prendi l'astronave. Tutti i mercoledì a partire dalle ore 22 su Radio Arenzano. Prendi l'astronave.
Allora, dimmi soltanto se in cuffia ti senti in maniera decorosa oppure no. Mi sento in maniera decorosa. Oppure no. Oppure no. Allora, sono le 22, credo, e 02, sono le 10, dai. Più o meno sono. Allora, non stiamo a contare i peli sotto le ascelle. Non fare il furbo, auguri. Grazie, grazie, grazie. Allora, prendi l'astronave, questo è un appuntamento particolare che è un po' un colossal radiofonico. Abbiamo ritirato fuori il nostro, cosa mi stanno muovendo, no, delle robe. Abbiamo tirato fuori il nostro, non è bello presentarsi così. No, comunque no, non è bello, però no. Per dire che questo è un radio show, uno spettacolo, e oggi è il 29 gennaio, però poi ci sarà una seconda parte che andrà in onda il 29 dicembre. E non è un caso, ecco. No, io te lo dico perché... Allora, tu ti vergogni, io devo dire che questa sera siamo qua per celebrare il tuo 50esimo. Vabbè, ma quelli lì sono numeri, e non è importante. Ne dimostri 80, ma sono 50, quindi va benissimo così, e questa sera è la tua festa. Bene, è la mia festa, e questa sera ci saranno diversi personaggi che verranno a trovarci in questa puntata spettacolare, e uno di questi potrebbe essere sicuramente un barbiere, no? un barbiere famosissimo in tutto il quartiere, che si chiama Nino. Sì, ma sai, questa sera la porta è aperta, può venire chiunque. Nino, buonasera. Buonasera, mio. Bravo, tanti auguri. Allora, intanto io non so se lei ha portato le forbici, perché questa sera c'è da fare un taglio di capelli in diretta. Me ne imbellino, sono portato le forbici, mio. Sono venuto qua. C'è poi capelli lunghi, però. Ok, no, ma io stasera non voglio. Io devo tagliarmi i capelli, però le ho fatto un po' le corna, Nino, perché ho trovato una parrucchiera che mi fa anche la piega come lei non sa fare. Lei è un po' un parrucchiere, diciamo, vecchio stampo, giusto? Cioè, me sta dando del vecchio, compie 50 anni, che sembra mio nonno. No. E me sta dando del vecchio. Allora, non se la deve prendere. Per questo io questa sera ho davanti a me una folta platea di personaggi. E... Ma devono tagliare tutti i capelli qua? Beh, no, uno sì, per perché forza. Perché vado via la due di notte qua, come allora, la paga a me? Cerchiamo di metterci d'accordo. Qua abbiamo anche delle riprese particolari questa sera, che poi, anzi, Nino, lei mi deve ricordare che devo salutare i nostri amici dei social, tra cui Andrea Vialardi, che conosce anche lei, però è John Bogan, non verrà a tagliarsi i capelli con lo stronzo. Lo so, Andrea Vialardi in questo momento sta intervistando Carlo Denei, siamo in contemporanea, salutiamolo, auguriamogli un buon programma anche a lui con le sue reti virtuali. E io vorrei avere qui insieme a noi un personaggio che fa parte questa sera di questa festa, ok? Quindi chi vuol farsi tagliare i capelli da Nino in diretta? E tutti scappano, i codardi, hai capito? Allora, abbiamo una ragazza qua, no, lei non vuole, allora voglio chiamare qua... No, allora, voglio due radiofonici che sono venuti a trovarci. Allora, voglio vedere Luca Cevasco, Katia Gangale, in diretta con noi. Qualcuno mi chiami Luca Cevasco e Katia Gangale. Perché bisogna dare proprio un taglio alla folta chioma di questi... Eccolo qua. Qua abbiamo Luca Cevasco. che questa sera, ecco, si siede. Buonasera, io non sento nulla, però io mi fido del fatto di stare. Sto parlando. Sì, no, io sto facendo soltanto la regia. E qui abbiamo Katia Gangale. Sono i due protagonisti. Vieni Katia. Buonasera a tutti. Della rubrica Barba e Capelli. Uila. Del nostro Nino. Io faccio la barba. No. Ok, e Luca fa i capelli.
Io sono specialista in capelli. Auguri, Claudio, auguri. Sì, auguri. Ma lasciamo perdere gli auguri. Auguri, auguri. Ma lasciamo perdere gli auguri. Questa sera si festeggia Claudio Gambaro, ma anche Nino il barbiere. Che compie 80 anni. Che, non lo so, Nino quanti anni hai? Perché Valeria devo farti sedere, Katia. Ce n'ho 64, 64, no, un po' di più, direi. Ah, un po' di più che cosa? 64 a novembre. Io 40. La facevo più vecchia. E parla lui, mia madre, sei visto a specchio, mia, 50 anni. E non allora, sentirli. Allora, un taglio di capelli deve essere un taglio di capelli doc, perché per questa puntata speciale il nostro Nino... Dunque, intanto cominciamo, dalla donna o dall'uomo? Perché... Ma io, per me è uguale, perché tanto io le taglio sempre uguali. Cioè il mio taglio, al mio taglio Nino, che lo faccio più o meno lo stesso, no? Cioè, quindi... Cioè, praticamente se ci levo i capelli a lei ce li metto a lui e abbiamo fatto beh, tutto, no? Può essere okay. Un'idea, eh? Allora, io partirei dal no, no, per cavalleria partiamo dalla gangara. Ma non per cavalleria, per lunghezza. Per lunghezza. Io già una volta, tra l'altro, ho già dato, io, se ricorda? Me ricordo sì, devo ancora pagare. Io detti un anno fa più o meno. Mi vengono ancora 20 euro da quel signore lì. Gli darò, gli darò. Lei deve segnare, Nino, perché... Se io segno sempre, nessuno paga. Appunto, appunto. Quindi proviamo stasera con la donzella. Che dai, magari... dai. Ho la macchina in doppia fila, però. Ha la macchina in doppia fila, quindi... non vuole farsi tagliare i capelli. Quindi io tirerei... un taglio da 5 minuti proprio, veloce. Io tirerei fuori le forbici, quindi... Ma io adesso vado a tagliare, tu mi raccomando, deve fare la telecronaca. Ma io ti taglierei la corda. Ok, ok, ok. Si può. Ecco, Ale, okay. È andata. Ecco, un po' più di voce. Perché... Sei rovinata. Sono rovinata. Mannaggia. Beh, allora cominciamo a fare... Eccoli, che dolore. Sì, però stai ferma perché sennò ti faccio la francetta qua bassa. Piano, piano. Una spuntatina hai detto, questi aspetta, sono... stai ferma. Guarda no. In alto, guarda in alto lì. Fermatelo. Le orecchie? Tira sulle orecchie. Ma come tira sulle orecchie? Tira sulle orecchie che non ce la faccio, le forbici corte. Ma come? No, quello è il lobo, l'orecchino. Sento boh, il shampoo, lo facciamo il shampoo? No, va bene così. Niente shampoo. Abbiamo finito? Ma ce l'hai detto che qua, che Nino non taglia i capelli senza shampoo? Ma non pago di meno se non faccio lo shampoo. Ma allora, Nino, però vedo del sangue sotto, cioè che sta colando come. Ma no, sempre. C'è il rimmel, sento... si è messa un rimmel e con le forbici. Ci diamo un poco mi con sento la cosa, un po' debole. Allora, tira la testa giù che ci diamo un po' di lametta dietro, mia. Pure? Sì, ci diamo un po' di lametta. Vabbè, ma aspetta, poi mi fai vedere allo specchio, aspetta però. Aspetta un po'. Ecco, stai fermo. Ma questa è nuova. ho tagliato un po' troppo. La lametta è nuova, bellissima. Ci piace anche questo, la cute è nuova adesso. Questo taglio mio che si chiama Guernica, come quello del Picasso, vedi? C'ha un po' di capelli a destra, niente a sinistra, e poi c'è questa colata di sangue che dà l'idea del taglio all'ultima moda. La lametta mi è piaciuta tantissimo. A me no, posso dire. L'ho sentito tutta. Intanto per lei sono già 25 euro. Paga già, lui. E già siamo meglio. Però già che sono qua, ti do una spuntatina perché ti vedo un attimo che sei un po' così. Ok, ok, perché so che Nino è abituato a... Sì. È affezionato alla mia folta sì, chioma. Però se tu te lasci le cuffie, io poi ti viene tutto quello... Tutto il taglio che sembra l'ultimo dei Moicani, capisci? Ho capito, Nino, ho capito. Quindi te devi levare un attimo i cuffie. Allora, facciamo una bella cosa. Facciamo partire lo spot, perché Prendi l'astronave ha uno sponsor, quindi dopodiché... Io continuo a tagliare i capelli. Continueremo a fare questo taglio, questo lungo taglio. Io ho finito. Lei ha finito. Radio! Abbiamo un Larsen. Dopo questo spot, perché Radio Renzano, ovviamente essendo una radio commerciale, ha bisogno di... Giusto, Luca? Ha bisogno di... sovvenzioni, quindi abbiamo trovato questa nuova, questo nuovo sponsor che ci consente di portare avanti la nostra trasmissione. Io voglio ricordare un'altra cosa importante, che siamo in diretta dalla piccola accademia Castelletto, dal Max G Studios, con Nino il barbiere. No, però adesso no, non mi stare a bagnare adesso i capelli. Allora, abbiamo un notiziario, se non sbaglio.
Quindi un appuntamento che oramai Prendi l'astronave si porta dietro da un sacco di tempo. È un notiziario particolare, è una specie di, chiamiamola, edizione straordinaria. Chiaramente lui è sempre il nostro fedele giornalista Giorgio Burba. Gentili telespettatori, cortesi teleaffettatrici, buonasera. Ma che affettatrici? Cosa mi sta dicendo? Affettatrici. Ha detto affettatrici. Ricominciamo da capo. Abbia pazienza, Burba, ma questa è una puntata speciale, quindi non mi può già così iniziare. Chiedo scusa. Ecco, chieda scusa agli ascoltatori. Ho visto che festeggiavate di là, ho approfittato di un bicchiere. Ma lei è risaputo che comunque va molto abbracciare. Con questi eventi. Gentili teleaffettatori e cortese teleaspettatrici, buonasera. Buonasera. Apriamo un notiziario con gli auguri per i 50 anni di Claudio Gambaro. Ma non è una notizia questa, abbia pazienza. Passiamo alle cose serie. Che il noto speaker radiofonico non potrà festeggiare in libertà la sua festa, in quanto, lo ricordiamo, si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore per aver rubato nel 1985 le ciabatte di Iva Zanicchi durante la trasmissione. Ok, il prezzo è giusto. Ma non è vero, ma non diciamo, non diciamo castronerie, abbia pazienza. Ma Burba, apriamo la pagina degli Estoril. Ma che Estoril? Agli Estoril si va a ballare. Ho detto Estoril. Ha detto Estoril. Ho detto Estoril. Sì, tra l'altro mi ha bagnato Nino, gli occhiali io sto vedendo. Vabbè, prego, andiamo avanti. Arrestato ad Arenzano il bambino di Praga per vagabondaggio. L'extracomunitario è stato trovato senza permesso di soggiorno e con un santino obliterato alla stazione ferroviaria di Calcutta Ligure, in provincia di Gelati Algida. Ma preghiamo la regia di far partire il servizio sulla stagione dell'accoppiamento del velcro marrone. Non c'è nessun servizio e questa notizia mi sa anche di riciclata comunque. È nuovissima, è un'ultima. Vi dico dalla regia che non c'è nessun servizio sulla stagione dell'accoppiamento del velcro marrone. Si riuniranno domani, venerdì 7 luglio 2030, i grandi della Terra a Casa del Romano. No, fermo. Siamo nel 2018, Casa del Romano non si è mai radunato nessuno, da quello che so. Cioè, parliamo delle alture di Torriglia? Non lo so, io leggo le notizie. No, lei deve sapere quello che sta leggendo. È una notizia battuta da qualche agenzia? Agenzia? Non mi guardi così. Sta dicendo a me? Sto dicendo a lei, siamo io e lei qua, quindi... Si riuniranno domani, venerdì 7 luglio 2030, i grandi della Terra a Casa del Romano per sancire il protocollo di Pentema. Cioè una sorta di G8 però. Sì, signor. Nella Val... Verrà così sancito lo stop delle emissioni gasose emanate dal respiro della zanzara tigre, responsabile principale del buco dell'Orzoro. Con il meteo è tutto e rinnoviamo l'augurio a Claudio Gambaro di una pronta guarigione dallo sfogo cutaneo sottoinguinale che ha contratto durante la pigiatura dell'uva al Festival del Playmobil di Bangkok. Guarda che Claudio Gambaro sta benissimo, quindi no, non ha contratto nessun tipo di... Posso andare a bere un bicchierino? Lei può andare a bere un bicchierino, però moderatamente. C'è una bottiglia ancora sigillata. Andiamo a vedere. Intanto facciamo partire questo pezzo di Bob Sinclair. Balliamo un secondo e cerchiamo di far passare anche la sbronza, magari. Cosa dice? È ubriaco? No, non io, lei è ubriaco. Di soffiare sulle candeliere, a questo punto io soffierò sulle candeliere. Che devo fare? Sì. Soffierò su una candelina. Una, eh? Allora, l'applauso in diretta. Questa è una vera diretta radiofonica.
Luca, Marco, Anna, Katia, gli amici che ancora non conosco, Emilio, Mariangela, Mauro, Dino, la Cristina, Luana, Luana, Fabio e Fabio e poi c'è il portiere, il gatto di sopra e poi vicino il portinaio che c'è sono tante uova. Bravi, un bel applauso. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Claudio, tanti auguri a te. Ancora una volta sola. Che bravi, veramente. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Claudio, tanti auguri a te. Ok, bis, serve bis per introdurre la cosa. Ancora una? Mi piace. Tanti auguri a te, tanti auguri a Claudio, tanti auguri a te. Ancora una volta sola, proprio solo una volta ancora. Che bravi, forti. No, veramente, mi serve una volta ancora. Perché... okay. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Claudio, tanti auguri a te. Ok, no, 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 va bene, direi che mi piace come cosa è venuta molto bene. E a questo punto c'è il discorso, no, da fare in diretta. Però il discorso, c'è qualcuno che sta ammazzando. Ah, devo ancora soffiare sulla torta, tra l'altro, Taglia! Devo ancora. Il direttore dice taglia mentre parlo, faccio regia e devo soffiare dentro. Vogliamo la torta. Cioè, vogliamo mettere anche. Cioè, se io soffio. Anzi, facciamo così: ce ne freghiamo. Io mi allontano dalla regia e soffio sulla torta. Dai. Cioè, ci sarà quel minuto di silenzio che soltanto gli aeroplani italiani. Bravo. A Sanremo, vieni, dice Vasco, del 92 fecero. Esatto, qua. Prima di adesso si ricorda nella storia un solo momento in cui gli aeroplani italiani fecero 30 secondi di silenzio a Sanremo. Zitti, zitti, il silenzio è d'oro. 1992, l'anno di grazia, di Sanremo. Ok, la bella vita. Data speciale di Prendi l'astronave. Ecco. Beh, quando io sento arrivare questa musica. Questa musica che dice oroscopo. Quindi io ormai la conosco. Devo dire che dopo tanti anni, questa musica che ricorda l'oroscopo, altro non è poi lui, cioè il personaggio, il cardine, è un cardine. Cose il mago, il mago Mandillo. Buonasera, Ariete. Allora, mago Mandillo, io con grande piacere. Io saluto. Ciao, Dede. Ciao Deddino e ciao gli amici che si stanno allontanando. Allora, Mago ha salutato Dedde. Chiule? È uno dei personaggi che questa sera ha animato la festa. Fermo sto oroscopo, stiamo qui a fare le berinate. Allora, dunque, intanto lei non può assumere questo linguaggio così colorito, anche perché abbiamo degli Femme ospiti... Fermo finto che devo nascere! Degli ospiti che lei non conosce neanche! Ma me ne batto un belin degli ospiti, chi è? Sono venuto qui a fare l'oroscopo, fermo finto, per piacere! Allora, dunque, il Mago Mandillo, per quei pochi che non lo conoscono, io voglio fare un piccolo riepilogo, è il personaggio che... fa parte di questa rubrica, no? Che è l'oroscopo, che da anni e anni fa parte. Emo finito, dite belli, ma basta! Cosa le sta gente chi è? Allora, senta, questa sera è una puntata speciale. Allora, quindi... pagateci! No, non è che la paghiamo di più, è che lei questa sera dovrà avere così la cortezza, la delicatezza. Da mia cortezza, ti un patun che te giro, mia! Fermo sto oroscopo o no? Allora, facciamo questo oroscopo. Cosa facciamo? Fa su mie. Sì, ho capito, però io conduco, quindi io... Cosa ti fai? Io la sto introducendo, un speaker mio, la parlo un speaker. La sto... Ma vani via, suicido. La sto... Cioè... Non mi insulti, che è la cosa che più mi manda in bestia. Benardo. Allora, partiamo con questo oroscopo.
Partiamo chi? Io e lei, ci siamo io e lei qua. Ma quindi... ti sei amica ambulicio? No, allora partiamo. Dunque, intanto le parole, ognuna calibrata, mi raccomando, siamo in diretta su Radio Renzano, in diretta dalla piccola accademia. Sì, da basta con questa accademia, gli ospiti e ste belinate che basta. Ariete. Ariete. Femu fitu. State attenti ai cambiamenti. Ci avete la luna nel segno, comanco de vuge. Non è detto che un paio di corna nuove vi stiano meglio. Ma lei non può parlare continuamente di corna all'interno. Stanni zitto, sto facendo l'oroscopo dello zodiaco. Non ti sento manco, mia. Date una mano di bianco alle corna vecchie e chiudete con la succida di vostra moglie in casa. Ma... Toro. Ma che Toro? Toro, te assurdo. No, è che io sottolineo. Ma sottolinea un po' sto padre e balli. Non si dicono queste parole. Stannis, fammi, ti me fai fare la rosa. In diretta, prego, proceda. Proceda. Vedi, quando dici proceda, mi viene una futta. Proceda. Allora, prego, mago. Aurie. Cosa ti chiede da rie, Bernardo? Vabbè, abbia pazienza, ma cerchiamo di essere concisi. Con quelle cuffie ti me faccio un crevilego. Toro, Toro, posso andare avanti? Ma dai, deve andare. Stiamo avanti. Chi due ue? Deve, siamo solo al secondo segno. Toro, ok. Non gettate via il denaro in speculazioni. Versate tutto sul conto corrente 001594 intestato al mago Mandillo. Eh no, io questa non la vedo bene, sinceramente. Te non devi vedere nulla, come vabbè, sempre. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè cose. Procediamo. Stani zitto. Gemelli. Non si riesce a capire chi dei due è più abbellinato dell'altro. D'altronde non si può pretendere. La mamma aspettava un figlio solo, ma nascendo voi altri ha dovuto dividere l'intelligenza in due. Cancro. Cancro. Vuoi ripetere? No, sto sottolineando come ripeto. Ti puoi venire a fare l'oroscopo? Questo è il mio ruolo. Cosa ti getti? Ma vanni via. Io ho un ruolo, quindi... Devo... Cosa ti chiedi? Il ruolo. Un ruolo. Ma non ti chiedi manco un padre braga e tutti i gatti. Prego, maga. Ok. Leone. No, il cancro. Ma che se ne batte un bel cancro. Ma come? Allora. Ma non lo faccio. Ma cosa sta dicendo? Ma mettiamo che qui in studio ci ma magari c'è un... Qualcuno è del cancro, non so se qualcuno... Non è nessuno. Ti è? Non c'è questa. Nessuno del cancro, ok. Te du cancro, ti è? Io no. Cosa è te? Io sono acquario, sono e acquario. E te pareva, lo sai? Mi... Allora. Liun. Leone. Liun. No, io devo. Allora, noi siamo in streaming su Radio Renzano. Devo ricordare che. E in streaming, suicido. Ma scusa, scusi, mago, ma chi ci sta ascoltando in che ne so, a Manhattan, dall'altra parte del mondo. Ma che se ne batto a Manhattan s'adatta. Ma lei deve tradurre leone. A chi? Non Liun. Basta un po'. Segno tu, del mi leone. Mi interrompi sempre. Liun, tagite i capelli. Taggi dei capelli non è un... cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Vergine. C'è qualcuno della Vergine qua in studio? Ecco, abbiamo una mano alzata. Io adesso farei venire qua questo personaggio della Vergine, perché anche lui, ecco, sono due Vergine. Quindi abbiamo due Vergine. Vergine. Mago, mi raccomando. Attenzione a decisioni affrettate di tipo affettivo. Vi potete giocare il segno. Questo può essere un consiglio. Ratto pernugu. Ratto pernugu non è un segno. E chi l'ha detto? No, glielo dico io. Sono 12. E chi te, Peter Van Wood? Lasci stare Peter Van Wood che... È arrivato Paolo Fox. Che credo che sia passato anche a miglior vita, Peter Van Wood. Un po' di rispetto. Ti me fai una avanti o me ne vado? Allora, ratto pernugu non è un segno, comunque... Vuole un segno. Io ho studiato gli astri. Te cosa hai studiato? Allora, la lascio così... Manco le elementari. Declamare, prego, prego. La notte porta consiglio, voi di notte portate sfiga. Non andate a vedere Dracula al cinema. Ma cosa c'entra? Capricorno. Capricorno. Come il toro. Uguale. Uguale. Quindi con una definizione, cioè un segno, con due segni con lo stesso oroscopo. Tutte va bene. No, non credo che gli ascoltatori... Ma chi se ne va dove lì?
Acquario. Oh, finalmente il mio segno. Io, guardi, io adesso per sentirmi il mio segno abbasso anche la sua base, guarda, la sua sigla. Mi voglio gustare questo segno. Hai finito? È il mio segno. Cioè, potrò. C'è qualcuno dell'Acquario qua dentro? Meno male. Sono l'unico. Ok. Prego. Acquario. Acquario. Beh, non stare a ripetere. No, io sono pagato per ripetere. Ah, ti devi pagare. Ma lo succede tu. Io sottolineo. È sottolinea. Ma sono anni che glielo ripeto, mago. Acquario, ok. Acquario. Ok. Per tutti quelli nati il 29 gennaio 1968 che fanno gli speaker, le incasino. Ma perché? Ma non è vero. C'è scritto degli astri. Ma non è vero. Ma... Cosa non è vero? Ma se lo stai inventando adesso. Ma cosa ti dici? Mia. Non basta la vista che è calata, la memoria che perde colpi e le veloci corse al cesso con le braghe calate a metà. Oh, ci si mettono anche gli astri. Urano, Plutone, Saturno e Giove fanno a pugni per chi scappa prima dall'ascendenza del tuo segno. Ma Plutone ha detto che... Ma stani zitto. Ma Plutone cosa? Ma vanni via. Il problema è che posso andare avanti? Ok, proceda. O te dago un patun. Rientro nei ranghi. Ecco, te ti rango. Il problema è che il vostro segno porta così sfiga che i pianeti sono in difficoltà. Provate voi a fare a pugni con le mani in scia e balle. Ma non diciamo stupidate, su, mago, per cortesia. Vincerete un terno milionario all'otto. Quella già è una bella notizia, non si sa mai. Ma la vostra fidanzata avrà buttato il biglietto nella differenziata. Ecco. Per giunta sbagliando e mettendolo nell'umido. Che culo, la vostra Citroen C3 si appiattirà contro il cancello del Don Orione. Per un guasto al freno a mano e Orietta Berti. Aspetta, che mi dica. Cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo Orietta Berti? Il Don Orione e la Citroen. In sciastri che è scritto Orietta Berti. Ma per piacere. Posso finire? Vabbè, finisca, mago. Se... Oh, Orietta Berti vi denuncerà per molestie sessuali affermando che le avete toccato il culo durante un'intervista al teatro Ariston di Sanremo. E per finire, tu che niente da rie? Io, ma non ho parole, io non ho rido per non piangere, non ho parole, davvero. E per finire non può mancare la ricorrente e sempre valida sfiga, ve sciupia a cupa de l'ego. E questo è, vabbè, è il suo, chiamiamolo, cavallo di battaglia. Sì, un cavallo, te che l'hai, un cavallo. Mio. Allora, mago, a parte questo oroscopo molto così colorito che lei ha voluto, facciamo un applauso al mago perché davvero... Ha saltato la bilancia? Ha saltato... Bilancia! Ecco, mi dice un ascoltatore attento che ha saltato la bilancia. Bilancia! Quindi... Niente, bellino, è tutta pancia! Allora, questo vabbè, caro ascoltatore... C'è scritto sugli astri! C'è scritto sugli astri, quindi... Cosa n'ha? Allora, mago, sì, lei può andare prima, non prima, di dire così, di annunciare agli ascoltatori come fare a rimanere in contatto con lei durante la settimana per i tarocchi. Cosa devono fare con me? Scusi, lei non esercita, cioè lei fa anche i tarocchi. Tu l'esercita, che ti eserciti? Mia succedo. Io da quello che so, lei non fa più i tarocchi per gli ascoltatori come una volta, no. Ma io mi fa non posso dirlo, uova, perché. Ma cosa ti veda mia, tia? Mago, io non la riconosco più. Abbia pazienza, ma non la riconosco più. Tira fuori le palanche e io faccio i tarocchi.